Innanzitutto ringrazio il GICI per questo premio che riconosce il percorso di trasformazione che abbiamo fatto, in particolare nell'ultimo triennio, che è un percorso importante che segue quelle che sono le attività più legate alla transizione energetica. Abbiamo fatto diverse operazioni di portafoglio, siamo usciti dal settore dell'E&P, che era un settore per noi storico. E abbiamo investito invece di più nelle energie rinnovabili, dove ci siamo dati degli obiettivi di sviluppo importanti all'orizzonte 2030, e abbiamo deciso di aumentare anche la nostra presenza nel mercato downstream, quindi sia lato cliente e servizio, sul mercato retail, ma soprattutto sul settore dei servizi energetici. L'efficienza energetica sarà un grande contributore proprio per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Continuiamo però a investire nella filiera del gas naturale perché riteniamo che sia il vettore necessario per accompagnarci in una transizione sostenibile, sostenibile anche in termini di costo, e su questo devo dire che abbiamo la fortuna di avere, ma abbiamo avuto la capacità di costruirci un mix di approvvigionamento gas che ha una componente molto, molto bassa di gas russo e quindi dalla fine di quest'anno noi saremo completamente svincolati dalle importazioni di gas russo. Avremo un portafoglio che tra l'altro copre il 20% della domanda nazionale, che avrà gas algerino, gas libico, gas dall'Azerbaigian, gas dal Qatar e avrà a partire dall'anno prossimo gas in forma liquida che arriverà dagli Stati Uniti. Quindi siamo stati anche sulla filiera del gas sempre innovativi alla ricerca di nuove direttrici di approvvigionamento proprio per diversificare al massimo le nostre fonti. Quello che succede oggi, che impatto avrà? Beh, oggi usciamo dalla pandemia e purtroppo siamo incappati in questa situazione di prezzi molto alti, prezzi che non riflettono il valore di mercato dell'energia, ma che in questo momento sono sostenuti dal conflitto alle porte dell'Europa. Non è una situazione che ci auguriamo duri per tanto, ma ci fa riflettere sulla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, non solo quelle gas, ma in generale tutte le fonti energetiche. Quindi dobbiamo accelerare, per esempio, sulle fonti rinnovabili. Abbiamo bisogno di aumentare il più rapidamente possibile i megawatt, i gigawatt che dobbiamo fare come paese e noi come azienda di eolico e di fotovoltaico. Su questo noi abbiamo dei piani ambiziosi e quello che chiediamo è che a fronte di una disponibilità delle aziende di fare questi investimenti importanti ci sia un quadro regolatorio e un iter autorizzativo più veloce che incentivi e che favorisca lo sviluppo di questi investimenti.